Ad Expo 2015 a Milano, presso il padiglione del Venezuela, si è celebrato il 61° anniversario della nascita del comandante Chavez e si è ricordata l'opera del governo socialista, mai piaciuto agli Stati Uniti, per via della nazionalizzazione delle fonti energetiche e per le politiche a vantaggio della salute e l'istruzione delle classi sociali più povere del paese. 2009, appunto. Vi ricorderete tutti le immagini del comandante Chavez che arriva con Oliver Stone alla Mostra del Cinema di Venezia, onorando il nostro paese della sua visita e portando la sua testimonianza fin nel cuore della nostra storia e della nostra cultura, in quella Venezia dove è nato il capitalismo e dove speriamo che un giorno possa splendere la bandiera del socialismo costruito anche in Italia. Ora, qui, Nicolà, mano degli occhi. Esta mano sola, de hierro. Eficiencia o nada. Un pueblo que tomó conciencia, un pueblo que interiorizó una visión humanista de vida, de unidad, de dignidad. Quizá la fortaleza más grande que logramos construir y consolidar fue la dignidad del pueblo venezolano. Eso se construye desde el alma, con el corazón y con la sabiduría que transmite un líder como el presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Como lo transmitió, como lo sigue transmitiendo, porque hoy por hoy lo sentimos. ¿Cuál es la sfida hoy para el Venezuela? Seguir luchando contra la pobreza, consolidar evidentemente la visión humanista, o sea, romper con todos los vestigios del capitalismo, que se traduce en egoísmo, en división, se traduce en aquellos elementos anómalos de una sociedad. Y en función de eso, unir al pueblo, seguir uniendo al pueblo, seguir creyendo en el pueblo y seguir confiando en la sabiduría del pueblo. En esa sabiduría que orienta, sin lugar a dudas, los caminos del gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro. L'Europa, l'Unione Europea è stata fondata su principi di giustizia sociale e di cooperazione. Oggi però questi principi vengono messi in discussione. Dal suo punto di vista, come giudica la politica dell'austerità in Europa? Io credo che hay que seguir el ejemplo de Venezuela, el humanismo. No hay que darle la espalda al pueblo. Los gobiernos tienen que trabajar por el pueblo, para las necesidades del pueblo, no para las necesidades de la oligarquía o del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional. La crisis que hoy vive Europa está sustentada en una crisis de un grupo pequeño de oligarcas que quieren direccionar la economía, la sociedad, la cultura. Quieren direccionar los gobiernos por una sola dirección, por un solo parámetro. Y ese parámetro lo marca, sin lugar a dudas, el capitalismo salvaje. Hay muchas obras, hay muchos supermercados, hay muchos productos, pero hay poco dinero. Y eso evidentemente refleja hoy por hoy una crisis. In Italia i comunisti sono visti quasi come un retaggio del passato o un movimento quasi folcloristico, dice qualcuno. Che effetto fa per te essere all'interno di un padiglione di un paese che oggi sostiene il socialismo? È la contraddizione radicale della teoria della fine della storia, non a caso affermata da Francis Fukuyama, che era nient'altro che è nient'altro che un pennivendolo del Pentagono. Gli intellettuali organici della borghesia ci vogliono convincere che un altro modo di organizzare le relazioni sociali non sia possibile, ma la storia continua a contraddirli, li contraddice in Venezuela, li contraddice a Cuba, li contraddice ovunque. Noi abbiamo il compito storico di contraddirli anche in Italia e a questo compito storico daremo risposta.